Good morning, Berlin. Here we are con la vecchia linea. Riprendiamo fiato. Assorbite bene il barat, poi continuerò con i video informativi. Adesso torniamo un po' a di tematiche. O pur parlare pure che sta succedendo. In questo caso sì, si può pure riallacciare al barat, perché il barat, perché c'è un vedo gente che dice ma io ancora non ho capito bene, no, perché sai, è uno scambio lavoro dove non si mettono i soldi, non va bene, non si può scambiare, quindi non c'è niente da capire sul barat. Volete partecipare a cambiare lavoro o hobby che fate, o partecipate, se no non partecipate, non è che uno può dire, che ne so, la Croce Rossa porta i vestiti per chi ha problemi, o li porta, non è che puoi dire no, la Croce Rossa non va bene, è un bruio. E chi lo fa? Sta quelli che vanno a aiutare i barboni lì nelle stazioni, lo fai o non lo fai, non è che li puoi dire male a sta gente. Quindi, allora passiamo, volevo fare un discorso sui segni. Tanti anni fa trovai per terra, me l'ho sempre conservato, non so se si vede. Sapete quelle cose che escono nei cosi cinesi? Io non mai comprato, però trovarli, io quando giro per me i segni, rivedete i miei video, guardate che trovai, in inglese e in tedesco. Ve lo faccio vedere perché l'ho tirato fuori, perché l'altro giorno camminavo per Berlino, cioè, dovete vedere i miei video come intendo io la connessione, per me i segni sono un discorso molto, molto complesso, poi alla fine non è nemmeno complesso. Comunque guardate che ho trovato, gira a giro, poi in tedesco qua dietro. E poi uno, io poi mi viene istintivo rivedere come ci sono arrivato lì, cioè in quel punto dove ho trovato quello. E mi rendo conto che camminavo lì, mi dice, ma no, ma... dopo col senno del poi, perché mentre lo vivi non lo capisci. Oddio, io l'ho cominciato a capire, ma mi sono messo anni e anni e anni, e nemmeno totalmente, ma col senno di poi lo si capisce, con un piccolo sforzo. Vi riguardate, di aspetta, ma io stavo andando là, perché sono passato qua? Sono andato a passare in un punto che non proprio non è, però quando lo fai ti credi che è una cosa normale, non stai a pensare, ma anche se sei centrato e ci pensi, lo cominci a capire, però devi essere pur decentrato. E lì ho capito che mi ci ha portato proprio a portarmi quello, perché io avevo una connessione interna proprio di questi discorsi. Ho detto, ma qua veramente, subito mi ha dato la forza con una cosa del genere. Quindi poi non volevo fare un pur parlare oggi. Comunque lo faccio, approfondisco il discorso, solo che è molto impegnativo e voglio stare un po' rilassato. Volevo fare un discorso che magari è chiaro per tantissimi, che sta succedendo, che è successo nel mondo, parliamo a livello di governi, di civiltà, pure, specie stato occidentale ovviamente, ma anche orientale, nel senso inteso come India, Cina, che è successo? È chiaro che i governi alle origini, e non parlo proprio alle origini, alle origini moderne, ecco, della storia moderna, sono ovviamente, sì, pure una forma di cose, ma sono nati per un discorso di coadiuvarci, se no che facciamo, un'anarchia totale, qualcosa si doveva fare, mo che sia quello che è degenerato, è un altro discorso. Questo lo dico perché bisogna sempre scindere il complottismo becero, che e dopo ovviamente viene pure probabilmente alimentato, e questo è un complottismo nel complottismo, alimentato e spinto, così è deriso quello che parla veramente di come stanno le cose. Cioè, noi, cioè il complottismo becero crede, e ripeto, l'ho detto in un video, che il governo è un coso, non è il governo il male, oddio, oggi sì. Ma non lo è, nel senso, non nasce male il governo. Il governo serve come i soldi, servono per scambiare me, poi è nato guerra, è la stessa cosa il governo. Che è successo? Questi gruppi di potere
si sono piano, su una cosa incredibile, si sono piano piano, e ci provano sempre, da che mondo è mondo, da Lizzari, da Napoleone, da che mondo è mondo, i gesuiti che cercavano di entrare nella chiesa, li caccio tutti, dopo trovarono rifugio solo dallo zar Alessandro II. E da lì ripresero, se no sarebbero scompari, oppure stare, cioè, nel senso, avrebbero avuto grossi. È la stessa cosa con i governi. Si sono inseriti piano piano, piano piano, e hanno cominciato a prendere tutto sotto controllo, fino a quando oggi il governo è asservito, di qualunque nazione sono asserviti totalmente a questi gruppi. Di conseguenza, guardandolo dal di fuori, non facendo questa analisi, voi vedete un governo che è responsabile. E lo è, ma non lo è. Torniamo ai vecchi discorsi esoterici, quando le cose sono ma non sono, all'unisono. Nascono non per quello. Quindi, riportare in regresso i passi indietro fino a ripulirlo. E lo sa, allora non è che bisogna distruggere il governo, perché quello poi è il volere pure loro. Noi stessi diciamo, vabbè, basta, perché cercano di centralizzare, lo fece in un video, pure ultimo, questo discorso. Quindi, non, qui passatemi il termine easy, non facciamo di tutta un'erba un fascio, anche se oggi come oggi lo è. Ma sono sempre, è una cosa sola, ma composta da due, che una era pura, insomma, e l'hanno presa, e l'hanno ormai in mano loro. L'hanno presa in mano loro. Quindi è diventato un organo loro, uno strumento loro. Passatemi il termine, non proprio come sono loro i nostri nemici, ma pure loro a questo punto sono i nostri nemici. Ma non sono i nostri nemici ancestrali, reali. Anzi, c'è gente che c'è morta proprio per evitare questo. Vedi Moro, vedi ognuno nei suoi campi, nelle sue motivazioni, nei suoi tempi. Vedi Aldo Moro, vedi Falcone e Borsellino, vedi questi, dalla Chiesa. Come si chiama? Enrico Mattei, Raul Gardini, tutto. Vabbè, poi ognuno aveva le sue motivazioni, le sue cose, ma chiunque si metteva in mezzo a queste cose che voleva cercare di evitare questo imbastardimento della nostra realtà, perché non puoi vivere senza una legge, una polizia, un gomello, quella utopia, va bene, non puoi, nel senso oggi, non puoi dal tempo passato fino a oggi, a meno che non ci illuminiamo tutti, ci eleviamo in un modo o cosa, allora sì, ma non parliamo di cose non fattibili al momento. Quindi cerchiamo di capire quando ce la prendiamo col governo e come quando ce la prendiamo, o con questi gruppi di potere che sono diventati quasi la stessa cosa, ma bisogna scinderli. Quando te la prendi con quelli devi sparare a zero, non c'è problema, tanto dove colli colpisci bene. Ma quando spari al governo, spari, si fa per dire, ma uso, spari in senso metaforico. Bisogna sapere che stiamo sparando ad una vittima del co, che poi è diventata carnefice, ma è vittima. È come se uno ti viene a fare del male perché un bastardo ti odia, ti vuole prendere le cose, oppure ti viene a fare del male perché gli hanno sequestrato il figlio e gli ha detto: mo, se non vai a fare del male a Luigi, gli sparo. Ti devi difendere con la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. È la stessa cosa, ma, cioè, nei fatti è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Quindi faccio un appello, che la nostra lotta deve essere molto, bisogna capire come le forze in gioco, che sta succedendo. Non si può fare tutto un macello, perché se no dopo quelli ci giocano pure, dico, vabbè, è chiaro. Quindi salvare le istituzioni non si può salvare più, perché bisogna proprio recuperarle, ma recuperarle significa scendere in guerra, così ti ammazzano subito, non glielo puoi andare a toccare. E allora proviamo a fare, che ne so, io per esempio parlo del baratto, non voglio tornare sempre lì, ma qualunque cosa, ma basta che sia qualcosa che tende a quello. Poi qualunque cosa, bisogna tendere a recuperarci il nostro, perché lo Stato siamo noi, ma non dico niente di nuovo.
o meglio, eravamo e dobbiamo tendere a tornare a essere noi, cioè gente con un minimo di... Ma che poi c'è, ma stanno sotto scacco. Poi, non è questo non giustifica i vari politicanti di oggi, magari quelli di ieri sì. Di ieri parlo proprio, fino agli anni, diciamo, dai, 60, ma no, ma già dopo la guerra cominciò male proprio. Noi siamo partiti proprio male, con l'occupazione, col piano Marshall e con tutte queste storie. E poi piano piano, e quello, questo piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, è una piovra che attendeva sempre solo a accaparrarsi gli stati, cioè le decisionali, le cose, tutte queste storie. Quindi mi raccomando, il nemico oggi lo vediamo unico e ci dobbiamo difendere, ma da questa parte ci dobbiamo solo difendere, da quest'altra. Se si potesse attaccarlo in ogni modo, ma non si sa neanche chi è, cioè hanno le ultime branch che vediamo, sono il CFR, i vari building, questi gruppi, il Club di Roma, Aspen Institute, e chi più ne ha più non ne metta. Quindi la guerra è stata sempre e solo per poter levare i non nazionalismi, quello che dopo lo rendono becero nazionalismo, nel senso con un minimo che i governi sono messi lì per amministrare e fare quello che dovrebbe fare un amministratore. Non è che o un commercialista, per dirvi. Se poi il nostro commercialista ce l'hanno sequestrato e ci fa gli imbrogli, ovviamente, ma noi non dobbiamo tendere a rovinare, dobbiamo tendere a riportare il commercialista ad uno stato puro, impresa ardua dal momento che stiamo, anche perché questi hanno un piano ancora più di apertura, ormai, perché più vai avanti in un piano, qualunque esso sia, bello o brutto, confini maligni o benigni, ma più vai avanti, più si apre, più diventa facilissimo, ormai chi li ferma? Quindi ecco perché dicevo... Non voglio tornare lì, ma il barattolo è una forma di difesa. Ci stiamo difendendo, punto. Non è che poi se uno dice ma io non mi voglio difendere, non fa niente, qua nessuno obbliga nessuno. Qua non stiamo assolutamente. Dobbiamo difenderci. Il barattolo è uno, dobbiamo difenderci. Non si sa quando ne dobbiamo tirare fuori di cose, sempre nella legalità, nelle cose, dobbiamo difenderci. Ci hanno rubato il governo. Non in Italia, qualunque paese del mondo, difatti ormai si tendono a globalizzare, a fare un unico governo, ONU in questo caso, ma potrebbero decidere pure. Ecco perché impoveriscono le crisi. Quindi mi raccomando, il nostro nemico non è lo Stato in sé, ma sono questi gruppi che se li sono presi. E ormai, ahimè, però, ma non è, torniamo sempre al solito. Spero di farvi il video quello sui segni perché è molto impegnativo, lì è molto... però bello, sarà bello. Volevo farla questa distinzione, ci tenevo a fare questa distinzione. Mi raccomando, qua sono cose esterne che sono venute, non è che i governi ci vogliono fottere cose. Ripeto, al momento funziona così, sono costretti. E non li giustifico i vari di adesso, perché i vari di adesso sono solo delle cosette che hanno preso e mettono là, perché ormai è loro, quindi i vari i Renzi, Movimento 5 Stelle, come si chiama quella, Salvini, tutto uguale, ormai non c'è più, non si tende più a difendere perché l'hanno organizzato così bene che non puoi manco mai... A parte che non ti ci fanno arrivare per niente se non sei proprio discepolo che hai capito che stai a fare. Quindi attenzione, non parlo dei personaggi, parlo delle istituzioni in sé. Quelle sono la nostra salvezza se riuscissimo a riportarle a uno stato puro. Voi dite, lo so, questa è la lotta immane che tocca alla nostra generazione. Calcolate che generazioni, la generazione del 22 non esiste quasi più, sono morti tutti in Russia. Giusto, sbagliato, quindi ogni generazione ha un peso, alcune sono passate in un buco in cui non c'era peso, che ne so, quelli che sono vissuti il dopoguerra fino agli anni 70, o meglio 70, 60, dai, fino al 60, poi, ovviamente con tutte le problematiche a seconda, però non hanno subito, noi stiamo per andare incontro a qualcosa di funesto,
non voglio, nel senso che qua veramente, come dicevo, un invece che piaga li catena la materia, ci porta a lavorare, passa la pagnotta. Quindi, se c'è un risveglio vero di coscienze, di cose, qua di là, allora tanti si renderanno conto, tanti cercheranno di fare qualcosa, dobbiamo fare quadrato in un modo o nell'altro e cercare nei limiti, almeno loro l'hanno presi pezzi pezzi e noi cercheremo di riprenderceli pezzi pezzi e tutta questa guerra sempre del ghiaccio col fuoco. See you later, amigo.